Sì, Gianmarco. c'è Gianmarco. Ah, Gianmarco, dimenticato, Gianmarco in possibile. Sai come chiamo Gianmarco? Chiamiamo Gianmarco. Ciao, come sto? Perché c'è questa lieve egomania. Cioè, Te l'hai lui non dimenticato. chiede mai, dice, ciao, come stai? Ciao, come sto? Stai bene, stai bene. Ma Gianmarco è veramente quello più risolto e più espresso, anche dietro, di fragilità che nasconde dietro questo suo esibizionismo. Emerge una cosa importante, forse perché sei il primogenito, ma tu sei figlio dell'attore, tu sei quello che andava sul set con lui, sei quello che lo accompagnava e che lo rendeva orgoglioso di essere un Beh, indubbiamente diciamo che si rifletteva. Io sono stato più fortunato, io sono stato veramente più fortunato, tanto perché ho vissuto più anni con lui, questo non è poco, il tempo, la quantità. E poi la qualità, sarà che ero il primo, sarà che mia madre inglese era molto severa, non solo con me, ma anche con lui. Sarà che persino per un padre un po' sprofone, un po' Latin lover, un po' così, un po' distratto, un po' inadeguato, perché lui si dichiara inadeguato continuamente. Tutte le cose che dice anche nel libro, lui dichiara continuamente la sua inadeguatezza come marito, come padre, eccetera. Ecco, con me ci ha messo l'impegno, ha fatto di tutto. Allora, quando d'estate, i miei genitori erano già separati, sono stati riuniti insieme da Dino Risi nei Mostri. C'è un episodio in cui Dino vede passare una bellissima bionda e ti serviva una madre da mettere di fiacco a uno. Dice, perché non lo facciamo fare a parte questo ruolo? E ha messo il parto in scena. E lì ha compiuto il miracolo, ha rimesso insieme la famiglia, no? Infatti ogni volta che vedo quell'immagine mi commuovo. E ogni volta che lo andavo a trovare lui mi portava sul set. D'altronde l'estate si gira, quindi dove vai? Vai sul set. Allora, Sono bellissimi, infatti, i ricordi del set che hai i ricordi del set sono i ricordi di un bambino che vede un detto. Che confonde la realtà con la che confonde la finzione. realtà, che confonde. Anche perché Ugo poi, come dicevo prima, era come quei sarti che portano il lavoro a casa. Cioè, quindi c'era Ugo attore che veniva a casa e raccontava a Franca, a me, agli altri, raccontava come era andata la giornata e come era fatto quella lite con il regista, perché il regista diceva che andava fatta così quella scena, ma secondo me andava fatta colà. Tu cosa ne dici qua su? E nel contempo, come diceva Ferreri, Ugo portava l'uomo, portava se stesso sul set. E allora io vedo i film con papà e vedo che quando sta a letto, per dire, no? C'è sempre la gamba fuori dal letto, e l'altra è coperta e l'altra è sempre libera. Ed era vero, Ed era, ed era, ed era il suo modo di dormire. Vedo che quando che sta in cucina e c'è la palandrana della cucina, magari su un paio di mutande, basta. Era vero, era così, faceva così anche nella vita. Quando portava quel poco di cremonese che ancora si ricordava, lo buttava in scena, anche se magari il personaggio era di Parma, ma diceva che se ne frega tanto il Parma e Cremona sono vicini, insomma, si assomigliano. Insomma, portava se stesso sul set e viceversa. Allora questa linea di confine era difficile da cogliere, no? Perché sto dicendo questo. No, perché ti ho detto che sei il figlio dell'attore, Ah, quindi sul sono il set, figlio. no? Sì, no, è vero. Quindi Si percepisce. sì. Quindi, no, solo per aggiungere un dettaglio. Ecco, il mio album di famiglia sono i figli di Ugo. Non solo perché ho fatto suo figlio in numerosi film. Quindi sono suo figlio in un film che c'è il manifesto fuori, si chiama Rocco Paga. E 4 episodi, Rossellini. Godard, Pasolini, Larry Cotton,
e Gregoretti, il papà di Orsino Pecorelli, spesso qui che si parla. Da qualche parte. Eh? È da qualche parte. Da qualche parte c'è sempre. C'è sempre. E così, e poi dopo ho fatto i mostri, con quale immagine di famiglia ricomposta, poi ho fatto Sono morto in prima scena, in arrivo di Bersaglieri, poi vengo rapito da Bertolucci e si parla solo di me per tutto il film, ma non ci sono mai, quindi o mi vendi all'inizio alla fine oppure anzi non c'era pure di chiedere, sì, sì. Si parla, ma c'è anche l'inizio e della fine, e così insomma ci sono tanti fotogrammi che sono la mia, dove faccio quasi sempre il film un po' per gioco.